Buongiorno e bentrovati con l'edizione di venerdì 27 gennaio di Aweb TV, il telegiornale di areacentese.com. Apriamo il giornale con una notizia di cronaca. Nella giornata di ieri a Bondeno, i militari della stazione Carabinieri di Burana, a conclusione di indagini scaturite da una denuncia, deferivano alla competente autorità giudiziaria per truffa un italiano, classe 1951, il quale, dopo aver posto in vendita online su un sito di annunci un telefono cellulare, tratteneva indebitamente la somma contante di 150 euro, a lui versata quale caparra dal denunciante, omettendo poi la spedizione del telefono e rendendosi irreperibile. Una buona notizia per quanto riguarda la nostra provincia, per ciò che riguarda il sistema del territorio, quindi della sua attrazione turistica, perché la destinazione turistica Romagna ha visto l'adesione da parte del comune di Ferrara. È stata vagliata positivamente nel pomeriggio di ieri dalla seduta consiliare di Ferrara e rappresenta un necessario rafforzamento dell'asse strategico di questo territorio. Il commento di Davide Urban, direttore generale di Ascom Commercio Ferrara, e si integra nella direzione della scelta della fusione camerale tra Ferrara e Ravenna. L'ingresso di Ferrara permetterà all'intero sistema turistico provinciale di poter avere il peso politico che merita nelle scelte e nel reperimento dei fondi necessari per promuovere e valorizzare adeguatamente Ferrara come città d'arte, Comacchio, la sua costa ed il Parco del Delta, oltre che Cento, patria del pittore barocco Guercino e sede di uno storico e secolare carnevale. Lunedì prossimo, 30 gennaio, dunque, la proposta passerà in Consiglio Comunale a Ferrara per l'approvazione definitiva, che a questo punto pare solo una formalità. Al via l'ammodernamento del sistema Wi-Fi a 100. Avanza il progetto di riammodernamento e miglioramento del servizio Wi-Fi pubblico offerto dal Comune di Cento in collaborazione con la Cassa di Risparmio e la sua fondazione. È stata avviata la procedura di acquisizione di nuovi apparati più moderni e potenti che garantiranno una copertura più efficace e faciliteranno la gestione della parte che riguarda il centro storico, mentre i dispositivi esistenti saranno utili per l'estensione del servizio. Il nuovo Wi-Fi avrà una procedura di accesso semplificata e consentirà di promuovere le iniziative e le attività del territorio. In conseguenza di questi interventi saranno possibili temporanee interruzioni del servizio. Comunque, per le zone interessate e per tutte le informazioni, attivo il sito dedicato www.100wifi.it. L'appuntamento di domani, ormai l'abbiamo già annunciato più volte, la conferenza stampa di presentazione del Carnevale edizione 2017. Domani alle 10:30 presso il Salone di rappresentanza della Cassa di Risparmio di Cento. Ente territorio, il Comune di Cento, il patrono Ivano Manservisi e il direttore artistico Riccardo Manservisi presenteranno la nuova edizione che promette l'alba di una nuova era. Questa era l'ultima notizia, grazie a tutti voi della cortese attenzione, l'appuntamento è per domani. Grazie ancora, arrivederci.